Ciao ragazzi e bentornati sul canale, sono Antonio Frazzitta e siete su Viaggiare in Moto, il canale dedicato ai miei viaggi. Viaggiare in Moto è anche il Moto Club, per conto del quale organizzo e guido diversi tour internazionali, come la Scozia dal 27 maggio al 12 giugno, i due tour di Capo Nord dal 23 giugno al 15 luglio e dall'1 al 23 agosto e la Tunisia dal 25 ottobre al 4 novembre con partenza da Civitavecchia e da Palermo. Per info su tutti i tour potete contattarmi alla mail antonino29@live.it. Ma adesso mettetevi comodi e godetevi il nuovo episodio del Tour Capo Nord 2024 di giugno-luglio, 23 giugno, 15 luglio, con partenza da Trento e fine tour sempre in Italia al Brennero. Buona visione! Nel primo episodio ci eravamo lasciati con la vista dell'Isfjord, lì nel villaggio di Lisbotn. Ti è piaciuta? Stupenda, meravigliosa. Innamorato della Norvegia. Ottimo. Già all'inizio. Isevegen, voto da 1 a 10. 10. Voto da 1 a 10 alla strada che abbiamo appena fatto. No, 10, 10. Magnifico, bellissimo. Voto da 1 a 10 alla strada Isevegen Road. 10 più più più. 10 più più più. La strada che abbiamo appena fatto. 12 addirittura. All'Isfjord tutti insieme, tutto il gruppo riunito questa serata e questa giornata splendida, 28-30 gradi, tanto caldo. Ci appropinquiamo nuovamente verso la FB500, la Isevegen Road. Buongiorno da Torom, siamo in Norvegia, tappa 1 ieri con la Isevegen, con una bellissima giornata estiva, 28-30 gradi. Tutti i boys sono quasi pronti per partire. Oggi una tappa molto impegnativa, lunga, 360 km circa. Buongiorno! Verso Bergen, con tante belle stradine che faremo. E quindi ci prepariamo. Ah, buongiorno di nuovo, 19 gradi. Giornata più fresca oggi per il momento. Alle 8:51 minuti in direzione delle Suleskardveien. Suleskardveien! Gradi in direzione di Bergen. In direzione della E134, in questo momento siamo sulla 9 alle 10:06 minuti, 20 gradi, nuvoloso, ogni tanto esce il sole, ci sta bene e ci godiamo le curve della 9. 12:33 sulla Haukeliwegen.
sul punto panoramico della E134 che è completamente innevata come nel giugno dell'anno scorso, e adesso si prosegue. Va, dopo la pausa pranzo si va verso la 13, da Rosdal prenderemo la 13, ancora sulla E134 per pochissimi chilometri. Che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo! Paesaggisticamente parlando, non c'è niente di più della Norvegia. Norway, top! A pochi chilometri dalla 13 e dalla cascata Ladefossen facciamo una breve sosta pranzo. Ciao a tutti, buongiorno. Qui oggi una bella giornata. Allora, stamattina c'erano nuvole, adesso c'è il sole. Abbiamo fatto una strada bellissima, una strada con delle montagne semi innevate e tutti i laghi. Laghi sotto, che sono una cosa spettacolare. Mi fa piacere, Gaetano ha gradito. Siamo tutto a posto. Sempre più innamorato della Norvegia. Esatto. Ci siamo? Le strade sono di tuo gradimento? È uno spettacolo. Meno male. Più di così non si può. La Kuruba, che non so che cacchio sia la Kuruba, ma non è male. Ottimo. Og il Blombenkestamma. Norvegese, va bene. Vabbè, se lo conosci il norvegese. No, quello ancora non ci sono arrivato, è complicato. Qui abbiamo John e Monica pronti a sfornare un buon caffè con la loro moca di lusso. Paravento. Paravento dov'è? Lo faccio io. Ah, lo fai tu. Bene, Bernardo a fare benzina. Antonio si sta rilassando e si prende questo bel sole. Perfetto, c'è giornata splendida. Ottimo. Domani però è prevista strada ancora più bella, mi fa piacere. Godiamoci questo sole e questa temperatura, perché da domani pioggia. Gerard Depardieu, mi dica! A tourne, tout le monde! A tout le monde! Tout le monde! Sulla 13, siamo ormai a poche centinaia di metri dalla Ladefossen, ma prima della Ladefossen, l'Espelandfossen. Ben 99 metri di altezza, anche lei merita un leggero appunto. Ladefossen, bellissimo, mi piace questa bandierina, la mia preferita, quella norvegese. Adesso, perché c'è paesaggisticamente più bello? Non c'è, vedevo proprio, sì. Però non è prosciugata come la costa dell'anno scorso, che era proprio un filino. Foto spettacolare, mi piace, a te.
da Ionda alla Torpic si va carellata delle 15 moto. Delle 15 moto rimanenti. Bravo Antonio! Grazie. Rimanenti. Carellata delle moto. Ciao. Ciao. 3 ore di traversata. 3 ore? Ma cavolo, 3 ore sono troppe. 10 minuti. Sono massa. Massa. Si dice massa. Massa. Sì, massa. De massa. Uno squadrone pronto per andare a Bergen. Caraibi. Che miseria. Io mi ero portato pure la coperta, dico la mutanda di lana, però. E vabbè, ad agosto sarà un'altra storia. Ci stiamo abbronzando. Ci abbronziamo. Con la vista della Danger Fjord. Siamo a 78 km da Bergen, 27 gradi, 17 e 20, al sole 32-33 gradi, incredibile. Bergen! Riposatissimi, freschi. Freschi? Bergen! Quelle per le macchine elettriche. Un'altra parte. La 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 la. E allora, siamo in hotel a Bergen, poco fuori centro, centro di Bergen. Questa è la camera, 4 stelle, con parcheggio privato interno. Stasera o domani si va al centro per la visita. Vediamo come sarà il tempo domani. Le previsioni portano un po' di pioggia. Lo sapremo con certezza domani. Com'è la situazione? No. Guarda, a parte Luca lì che gli viene da... da vomitare. No. Diciamo che... Va bene, ci dirigiamo verso il centro di Bergen con questo autista simpaticissimo che stava per farci chiappare, accappottare direttamente. Non vorrebbe che surgelati. Surgelati. Bene. Solere, siamo ufficialmente a Bergen, quartiere antico, Bregen, patrimonio UNESCO. Architettura tipica, siamo nella capitale dei fiordi, ex capitale della Norvegia, considerata la città più bella della Norvegia, sicuramente molto più bella di Oslo, ve lo posso assicurare, perché a Oslo sono stato 5 notti. Bergen molto più particolare, più norvegese. Potete parlare con me, qualcosa? Proviamo. Tutti zitti, oh. Abbiamo qualcosa? Bellissima, ascoltiamo. Vuoi dire qualcosa? È bella, bellissima. Vuoi dire qualcosa? Perché stiamo ascoltando? Vuoi dire qualcosa? Bellissimo. Vuoi dire qualcosa? It's beautiful! Bene, chi deve comprare adesivi di Bergen, souvenir da questa parte? No, tutti insieme. La come corrono? Ci siamo, porto di Bergen, porto antico. Addentratevi nel mercato del pesce. Buono. Che profumo, prima mattina. Che profumino, wow. Sì, c'è. Mangiato. Con purè di piselli, patate al forno, spinaci, pomodori secchi e pepe.
Siamo a Bergen. Siamo ben ordinati. Le cose di quelli senza niente, se le non c'è niente. Ciao Carmelo. Ciao. Abbiamo. Rendiamo al Tour Capo Nord 2024. Salute. Ci siamo tutti. La giornata regge, il tempo. Sta migliorando, forse saliamo sulla Foibane dopo pranzo, vediamo. Per intanto brindiamo. I primi piatti arrivano. Ottimo. Il vostro gradimento? Buono. Ottimissimo. Mi fa piacere. Il nostro boss è lì che ci aspetta. Il tempo vi ha abbattuto? Siete stanchi? Un'ora per arrivare a casa. Cosa? Vedo un'ora per arrivare a casa. Bello. Che dici? Piove. Piove. Ah, piove, sorry. It's raining. Inside. Yeah, there, inside, yes. Oh, prova davanti. Per adesso è un gran bel gruppone. Un gruppone. Alla salute di tutti, ragazzi. Alla salute. Buon viaggio. Bergen, ore 1:30 di notte. Sto per addormentarmi e continua a piovere. Dalle 2 di pomeriggio è iniziato a piovere, non ha smesso praticamente più. Parte una breve parentesi dove uscite il sole e domani è prevista pioggia alla partenza. Comunque, a domani, buonanotte. Un giorno da Bergen, era prevista pioggia, invece c'è il sole, anche se non può cambiare il tempo in qualsiasi istante, quindi non esultiamo troppo. E sono le 7 del mattino e si va a fare colazione, partenza alle 8:30. Il programma di oggi ci vede andare a visitare la cascata Tindefossen. 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 Ho comprato la giacchetta che fa da souvenir. E Concetta, chi consiglio Concetta che mi fa da style design. Poi proseguiremo verso il Nærøyfjord con sosta pranzo a Gudvangen. Le cascate del Gudvangen, fjord, Nærøyfjord. Dove siamo allora? Cosa? Siamo a Gudvangen sul Nærøyfjord. Fiordo che è patrimonio UNESCO, il Nærøyfjord, considerato il fiordo più selvaggio dell'intera Norvegia. Un braccio che si estende 17 km che poi si va a riallacciare al fiordo più lungo al mondo abitabile, che è il Sognefjord, 204 km. Ci siamo? Okay, che è il secondo al mondo scavalcato da un fiordo che si trova in Groenlandia, non abitabile.
Quindi il tempo sta reggendo, ci godiamo questa vista dell'aerofiordo. E dopo aver fatto, come ogni anno ormai, il tunnel più lungo al mondo, il tunnel di Lardal, 24,5 km, si procede la nostra corsa verso due delle strade più belle della Norvegia e d'Europa. La Tindevegen Mountain Road fermi ai box sulla Tindevegen Mountain Road per 4 foto, 5 gradi, punto panoramico, guanti a terra. Fa freschetto? Un pochino, leggermente. Un pochetto. È la vostra impressione. La Sognefjellet con destinazione finale Lamma.